Come state? Potete, se volete, accendere la vostra telecamera, il vostro audio. Salutiamoci tutti. Buonasera, ciao. Buonasera. Buonasera, Ciao a tutti. Buonasera, gute Nacht. ciao a tutte. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. State Buonasera. bene? State bene? Buonasera, tutto bene? Siete pronti e pronte, consapevoli? Inconsapevoli. Questa sera, come di consueto, tutti martedì sera, un altro Campus Talk, e questa volta ho il piacere di presentarvi Nicola. Nicola è un amico incontrato durante il cammino di costruzione dell'associazione Campus Bene Comune, del Campus del Cambiamento. E in questo cammino ci siamo conosciuti e ho scoperto una grandissima umanità in Nicola e una grande profondità d'animo. E lui ci ha proposto un tema che è molto interessante, molto importante, che è quello della consapevolezza. Per cui io non indugio oltre e a questo punto direi che passo la parola a Nicola e al via. Grande Nicola! Grazie, grazie, grazie Fausto e grazie a tutto il campus che ha, insomma, che ha permesso la realizzazione di questo talk, perché insomma c'è tutta una organizzazione dietro, contatti, c'è tutto un lavoro dietro e quindi grazie a tutto il campus. Allora, sì, questa sera rifletteremo insieme, perché è una cosa che faremo insieme, rifletteremo insieme sulla consapevolezza di sé. Mi è venuto di propormi al campus perché ho seguito gran parte dei campus talk fino ad ora, una buona parte. Li ho seguiti in diretta, altri li ho visti su YouTube e in quasi tutti, se non addirittura in tutti quelli che ho visto, si è fatto cenno alla consapevolezza di sé come un fatto importante per il cambiamento, per il percorso del cambiamento personale. Quindi è un fatto importante per cambiare se stessi e quindi anche la società. Io ho fatto una ricerca sul significato del termine consapevolezza. Intanto ho visto che generalmente viene usato come sinonimo di coscienza, prendere coscienza di sé. E ho trovato questo mio giro online sul sito dell'Accademia della Crusca un articolo che parla proprio della storia di questi due termini. E in particolare ho preso una parte che mi ha colpito, ecco, che vi leggo. Quindi la consapevolezza è lo stato di chi è entrato in una relazione conoscitiva di se stesso, delle proprie azioni e della realtà circostante. Proprio il prefisso con da cum veicola il senso della relazione che tiene insieme un pensante e un pensato, che può coincidere con il pensante stesso. La parte che mi ha colpito di questa descrizione è quella che fa riferimento alla relazione conoscitiva di se stessi. In effetti, tutto quello che siamo, noi lo esprimiamo quando siamo in relazione. Siamo quello che siamo quando siamo in relazione, cioè quando c'è l'atto di noi, il fatto. La relazione è uno scambio di informazioni a più livelli, verbale, fisico,
Nel tasse quote except for. Non so, c'è qualcuno che vuole intervenire? Ho sentito qualcosa? No. Comunque, quando vi va di fare qualche domanda, interrompetemi senza problemi e chiedete, perché ripeto, è una riflessione che facciamo insieme. Quindi stavo dicendo, tutto quello che siamo, tutto noi stessi lo esprimiamo quando siamo in relazione. Tutte le nostre paure, i nostri condizionamenti, i nostri conflitti, li esprimiamo quando siamo in relazione. Direi proprio che noi esistiamo solo nella relazione, quando siamo in relazione, sia con noi stessi che con gli altri. Quindi è nella relazione che posso vedere quello che sono. In questo momento c'è una persona che parla, altri che ascoltano, c'è una relazione. Quindi quando c'è l'atto di me stesso, posso vedere quello che sono, come funziono. E la consapevolezza è lo strumento che ci permette di vedere quello che siamo. In sostanza, la consapevolezza è presenza costante, è attenzione senza una direzione particolare. C'è da dire una cosa importante però, e cioè queste parole, presenza, attenzione, descrivono una condizione, però non sono quella condizione. Cioè lo stato dell'essere consapevoli è un'esperienza che tocca a noi fare. La descrizione di quella esperienza non è quella stessa esperienza. Quindi sì, possiamo dire la consapevolezza è questo e quell'altro, è attenzione in movimento. Noi ci facciamo un'idea di quello che può essere, ma l'esperienza è diversa. Quindi lo stato dell'esperienza, lo stato della consapevolezza è qualcosa che va sperimentato, va vissuto personalmente. Ognuno sperimenta quello che è il proprio stato dell'essere consapevoli. Quello che possiamo fare è vedere ciò che non è consapevolezza, e cioè, per esempio, questa frase dove dice relazione conoscitiva di se stesso. Secondo me non ha niente a che fare con lo stato della consapevolezza di sé. Lo stato conoscere se stessi non è essere consapevoli di se stessi. E questo, diciamo, lo approfondiremo. Che cos'è la conoscenza? La conoscenza è accumulare informazioni. In ambito professionale, la conoscenza è utile perché c'è un percorso di formazione e quindi tutta la parte delle scuole e poi la pratica presso degli studi di avvocati oppure ingegneri, dopo che si è accumulata questa conoscenza, uno la mette in atto. Vi faccio un esempio pratico che è successo in questi giorni. Io sto imparando a fare la potatura degli alberi. Prima di questa esperienza
guardavo gli alberi in maniera normale, tra virgolette, come si guarda un albero normalmente. In questi giorni stiamo facendo la raccolta delle olive. E mentre raccoglievo le olive mi sono accorto, ecco l'esperienza della consapevolezza, accorgersi mentre accade il fatto. Mi sono accorto di guardare gli alberi in modo diverso. La mia relazione con l'albero è cambiata. Non è più, cioè non guardo più l'albero per quello che è, ma lo guardo da potatore, lo guardo per come vorrei che fosse. Quel ramo che va all'interno andrebbe tagliato, insomma, la mia relazione con l'albero è condizionata dalla conoscenza che ho acquisito sulla potatura. La conoscenza in generale, ripeto, è utile in ambito professionale. Per fare delle cose ho bisogno di conoscenza. Per mandare una sonda su Marte, ci vuole tanta, tanta conoscenza. Quello che interessa a noi però oggi, ora, è le relazioni, la relazione tra persone, proprio come questa di questa sera. Questa tra di noi è appunto una relazione. Ripeto, c'è una persona che parla, altre che ascoltano, e è interessante vedere quello che sta accadendo. Come, per esempio, ascoltate quello che si sta dicendo questa sera, come osservate la persona che sta parlando. Vi state facendo un'idea? Sì, Nicola, ti posso fare una domanda? Certo, sì. Allora, tu hai detto che la conoscenza di se stessi non è consapevolezza in sé per sé, ma, e hai spiegato anche questo fatto dell'albero facendoci questo esempio, no? Che comunque la conoscenza poi in realtà può essere conoscenza declinata in vari ambiti, poi fondamentalmente in base a quello che vuole, al modo in cui io mi voglio relazionare a quella determinata cosa, persona, insomma, quello che ho di fronte. La domanda è, ma avere conoscenza di qualcosa non è comunque una prerogativa indispensabile per avere poi consapevolezza di quella cosa? Cioè, il modo in cui io mi voglio approcciare, conosco quella cosa, non è poi il modo che mi rende consapevole e quindi mi mette nella condizione di capire cosa sta succedendo in quel momento, come mi sto approcciando a quella cosa, perché. Allora, Vale, sono due cose completamente diverse. Per questo dicevo, l'esperienza dello stato della consapevolezza è un'esperienza personale. Quello che possiamo fare è la conoscenza sono informazioni che si accumulano. Ovviamente le mie azioni, se si basano sulla conoscenza, sono azioni limitate a quel sapere. Non so se è chiaro. Questa è la condizione. La consapevolezza è qualcosa di diverso, è attenzione costante perché segue qualcosa di vivo che siamo noi e noi siamo movimento continuo. Mi viene da dire che il processo di acquisizione della coscienza
è un processo temporale, nel senso che questo è un po' temporale, nel senso che appunto avviene nel tempo, acquisisco conoscenza, alla fine metto in atto questa conoscenza. Il processo di consapevolezza di sé è qualcosa che non c'entra col tempo. È un processo atemporale, non c'è un prima e un dopo, non c'è confronto, non c'è solo l'esperienza dell'osservazione, c'è solo l'esperienza dell'ascolto. Osservare, ascoltare attraverso la conoscenza vuol dire ascoltare e osservare in maniera condizionata. Non sto dicendo che è sbagliato, non stiamo giudicando. L'intento di questa sera è quello di vedere quello che accade. Ripeto, se noi guardiamo a quello che sta accadendo ora, perché alla fine tutti facciamo così, farsi un'idea, confrontare quello che conosco di questo argomento con quello che si sta dicendo, farmi un'idea o essere d'accordo, non essere d'accordo, vuol dire reagire a ciò che si sta ascoltando, a ciò che si sta osservando. Ripeto, non sto dicendo che è sbagliato o è giusto, è importante vedere quello che accade. E quello che accade è che non entro in relazione con il fatto che sta accadendo, ma con l'idea che mi sono fatto di quel fatto. Interpreto quello che sta accadendo sulla base della mia conoscenza. Non so se sono chiaro, è un po'. Datemi qualche feedback, sono troppo. Posso chiedere una cosa? Intanto Certo. saluto tutti, mi scuso perché ho avuto dei problemi con la camera, adesso pare che li ho risolto. Allora, io sono Virginia e sono ben felice di stare qui con voi, vi saluto tutti. Mi ha subito colpito una parte dell'inizio del discorso del signor Nicola. Io ho sempre pensato che la consapevolezza fosse avere le idee chiare, per poi riuscire a trasmetterle quando vuoi comunicare qualcosa, e poi cominciano le battaglie con se stessi, imporsi e battersi perché quella cosa sia chiara agli altri. Appena il signor Nicola ha iniziato il discorso, ha detto una cosa che io soffro molto per il post-Covid, perché queste forme di comunicazione sono più abituata all'empatia, agli abbracci. Ha detto una cosa che vorrei mi chiarisse. Cioè, lui ha detto che la relazione è quella che fa scoprire la nostra conoscenza. Che cosa intendeva lui? Grazie, Virginia. Sì, grazie per la domanda. Intanto il signore Virginia, possiamo anche evitare di metterlo. Grazie, grazie, sono molto all'antica io. Nicola va benissimo. Allora, la relazione è il luogo dove io esprimo me stesso. Se ho paura di qualcosa, questa paura io la porto nella relazione, nel modo in cui mi esprimo, attraverso un tono della voce un po' troppo alto, troppo basso. Il mio modo di esprimermi comunica sia gli aspetti consapevoli di me, ma anche quelli inconsapevoli. Conoscere noi stessi, prendere consapevolezza di sé, è possibile farlo nel presente, cioè quando c'è l'atto di me stesso. In questo momento
sto parlando e sto esprimendo tutto me stesso. Non so se è chiaro. Sì, è chiaro, ma allora praticamente hai sofferto molto per questa comunicazione online, perché è questo il limite grosso, non potersi, molto spesso la percezione è data dal modo di guardarsi, di abbracciarsi, di sorridere. Io lo trovo molto limitante questo comunicare dietro lo schermo. Sì, è vero, è molto limitante, però vedi, ci dà la possibilità comunque di confrontarci. Siamo in ogni parte d'Italia, è lo strumento più giusto in questo momento per mettere in contatto persone da ogni luogo, anche con il limite che ha. È vero, è vero. È chiaro che una comunicazione in presenza è completa. Sì, è questa parte che manca, insomma, manca Sì, molto. è completa. Manca sì a È tutti, vero, Virginia. è vero, è vero. Beh, fa parte Senti. dell'esercizio di consapevolezza, però prendere Sì, coscienza infatti, che certo. abbiamo uno schermo che intermedia e in qualche modo noi stessi, se siamo consapevoli, possiamo bypassarne i limiti, o sbaglio? Sì, no, è vero, cioè alla fine questa è anche una relazione, cioè è mediata da questo strumento, però è comunque una relazione. Comunque ci sono dei segnali, ripeto, il mio volto, il mio gesticolare, il mio parlare da barese che indica un condizionamento culturale, cioè comunque c'è scambio di informazioni. È chiaro, avendo davanti tutti i volti, sentendo il respiro, è diverso, ma è comunicazione anche questa. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, Sì, Virginia. ti ringrazio. La domanda per quello della relazionalità diventa molto più sensitiva, cioè questo io come faccio a comunicare riuscendo a entrare nella relazione dell'altro? Questo è una cosa che non riesco a capire bene. Ma provo a mettere un pezzettino, così vedo se anch'io ho capito. Io mi relaziono costantemente con me stesso e con il mondo, che io lo voglia o no. Ok? In questa relazione, se io riesco a osservarmi mentre questa relazione avviene, posso scoprire delle cose di me stesso che avvengono nel momento in cui io entro in relazione col mondo. Per esempio, quello che dicevi prima, guardo l'albero e mi rendo conto che sto guardando l'albero diversamente da come lo guardavo prima. Mi rendo conto che lì qualcosa è successo nella mia relazione col mondo. Allora poi vado in maniera retrospettiva, vado ad analizzare il perché c'è stato questo cambiamento e quello già non è più la consapevolezza, quella è soltanto una razionalizzazione di quello scoprimento che è avvenuto in quell'istante in cui mi sono reso conto che c'era qualcosa di diverso nel mio sguardo. Ho capito, Però quindi la relazione era con se stesso, ok, ho frainteso io, non era con gli altri. anche con gli altri, ma è comunque a partire dalla comprensione di quello che succede a me, perché è l'unico, diciamo, soggetto che posso osservare in maniera profonda, completa, no? Perché nell'altro non posso entrare dentro nella sua testa. Sì, è chiaro che la relazione intesa non soltanto con noi stessi, è intesa con gli altri come persone, ma noi siamo in relazione anche con la natura, con il cibo che mangiamo,
La relazione intesa in senso lato, per Grandissimo. come, per il rapporto che ho con il cibo, per esempio, se sono attento, se c'è attenzione, se c'è la giusta consapevolezza, posso vedere degli aspetti di me. La relazione è uno strumento fondamentale perché mi fa da specchio. È nella relazione che posso osservarmi. Ripeto, quello che vedo io è che esistiamo soltanto nella relazione, cioè in questo momento, ripeto, mi sto sto portando fuori tutto quello che sono. Vai, Vale. Allora, mi viene da dire, no, che forse Non per... farmi domande difficili, per favore, No, domande devo semplici. cercare un... no, perché Virginia in qualche modo riportava il termine relazione quasi a una relazione fra persone, no? Fra, cioè, un Esatto, confronto e tra persone. relazionale. Questo in qualche modo può generare confusione. Se... Mi chiedevo, si potrebbe tradurre in qualche modo tra quello che diceva Silvio e quello che stai dicendo tu, il termine relazione con il termine esperienza di, cioè nel momento in cui io sperimento qualcosa, quindi mi relaziono a qualcosa, che sia un albero, che sia Silvio, che sia tu, che sia il mondo in sé per sé, e osservo quello che quell'esperienza in quel momento sta generando dentro di me. Posso dirmi consapevole? Sì, ma è anche importante, è anche importante l'aspetto di comprendere bene che, questo è davvero importante, le parole che usiamo non sono mai quello che descrivono. Quindi è anche importantissimo non fermarsi alla semplice descrizione. Questo è qualcosa di importante da vedere. È chiaro che sono importanti nella comunicazione, in questo momento le sto usando, però le parole, il linguaggio verbale non è mai quello che descrive. E questo è un limite importante. E anche questo è parte dell'essere consapevoli, perché sono io ad usare le parole e non ad essere usato, perché ci sono dei termini. Prima, per esempio, pensavo a utilizzare il termine divenire consapevole. Stavo pensando divenire consapevole. Divenire consapevole dà l'idea di qualcosa che avviene nel tempo, come un processo temporale, no? Farò questo e diventerò consapevole. Ci vorrà del tempo, alla fine diventerò consapevole. E non è così, la consapevolezza è sempre nel presente. È sempre nel presente. Perché è nell'istante in cui avviene. Certo. Ma Nicola, una domanda. La teoria è già complicata di suo, ma la pratica? Cioè, La pratica, come, allora. perché ti spiego, perché noi viviamo in un mondo che è abbastanza caotico, che ci risucchia costantemente in tante distrazioni durante il giorno, e credo che mantenere un livello di autosservazione come lo stavi descrivendo tu non è semplicissimo. Tu hai qualche ricetta, qualche... Non ci sono ricette. Allora, Silvio, guarda, già approcciarsi così vuol dire partire col piede sbagliato. Ok.
Vuol dire partire col piede sbagliato, nel senso che, vedi, in questo momento stiamo già facendo qualcosa. L'interesse a questo tipo di argomenti ti muove verso, stai già facendo qualcosa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando hai fatto la domanda, probabilmente da quello che ho detto, e questo è importante perché porta alla luce il nostro modo di essere. Noi ci facciamo un'idea. Qual era la tua idea? Quello dell'essere completamente consapevoli. Come posso arrivare a quello stato? Vedi? Per questo dico, nella relazione è importante vedere quello che siamo, come funzioniamo. Allora, questo di farsi un'idea è molto legato alla conoscenza, è un automatismo che è importante vedere. Non stiamo dicendo che è sbagliato o è giusto, non stiamo giudicando. Mi piace dire, stiamo incontrando quello che siamo, il nostro modo di funzionare. Facendo così, però, che cosa accade? Ci allontaniamo da quello che siamo. Proiettiamo, diciamo, ciò che vorremmo essere. Vorrei essere subito totalmente consapevole. Vai Vai, Giorgio. Giorgio. Devi accendere il microfono, Giorgio. Grazie Ok. Nicola, scusate. La domanda la faccio a tema, ma la faccio sostanzialmente a me per capire, ecco. E la situazione reale è io faccio il nonno per alcuni giorni alla settimana e vedo scorrere le mie nipotine nello spazio del tempo, sui cambiamenti continui che sono dentro di loro. Ecco, quello che tu hai detto mi ha fatto stimolare e mi ha fatto pensare quello che io faccio nella mia realtà nel rapporto con loro è che leggermi come vivo la situazione nell'evolversi della loro vita, ma nell'evolversi delle mie reazioni o sofferenze o aspettative che cambiano e quella consapevolezza che se è questa, voglio dire, è il vivere quel momento leggendomi e suggerendomi in qualche modo la modalità più corretta per loro per vivere la relazione, voglio dire, non farmi, cioè leggermi quando la poca attenzione nei miei confronti mi può far male, ma capire che quello, me lo dico, è il tempo dell'adolescenza, mentre quella più piccola, che è in una fase totalmente diversa, non ho coccolo e mi chiede una consapevolezza, un modo di essere e un modo di leggermi e quindi di trovare un modo di essere che è diversa. Non so se ho capito esattamente qual è, se è questo quanto tu esprimevi. Allora, Giorgio, io sinceramente non ho capito bene la tua domanda. Se puoi farmela in modo più sintetico, non ho capito Ecco, bene quello che mi chiedi. se la consapevolezza è
la modalità con cui io mi leggo all'interno di una relazione che cambia continuamente, voglio dire, giorno dopo giorno, che è la relazione con le nipotine che stanno crescendo, e mi leggo dentro di me questo loro crescere, che reazioni producono, e quindi cerco di essere o di superare le situazioni di disagio legate alla poca attenzione, o di coinvolgermi nel bisogno loro invece di avere una relazione più profonda, più intensa, di affetto. Ecco, io cerco, e questa è la cosa, cerco continuamente di vedere come io vivo per rispondere a questa relazione nel modo più utile, prendere dalle emozioni mie che mi nascono in questa relazione. Sì. Poi è chiaro che stiamo parlando di aspetti sottili. Parliamo di presenza, attenzione senza una direzione. Questo tipo di relazioni, ovviamente parliamo delle tue nipoti, delle tue nipotine, è sempre complicato osservare se stessi e le persone che ci sono vicine con il giusto distacco. È sempre, ecco. C'è bisogno di grande attenzione. Come si fa ad avere un distacco? No, stavo pensando, hai ripetuto più volte le mie nipotine, la mia nipote più grande. L'attenzione è proprio in che cosa genera questo tipo di linguaggio? Ogni volta che diciamo inconsapevolmente mio figlio, le mie nipotine, mia moglie, la mia macchina, il mio eccetera, inconsapevolmente generiamo, nutriamo quella parte di noi che si preoccupa, che genera attaccamento, che genera conflitto, che genera possesso, che genera. Quindi, quando dicevo grande attenzione, è un'attenzione che comprende anche il mio bisogno di essere perfetto. Cioè, una attenzione completa, la chiamo io. Per questo dico, le parole non possono descrivere una condizione che poi quando ti ritrovi sai che è così. Non c'è bisogno di uno che dica questa è la condizione, sono consapevole. Quando sei in quella condizione lo sai. Però c'è bisogno di grande attenzione, che è grande energia. Allora, la domanda è: dove prendo questa energia? Dove prendo questa energia per avere questa attenzione? Evitando di allontanarmi, evitando quindi di evitare, evitando di evitare non mi piace, ma evitando distrazioni, cioè prendo in prestito l'esempio che ha fatto Silvio prima quando ha detto come posso fare nella condizione in cui viviamo, come posso fare
a diventare consapevole, ecco, a raggiungere quel grado di consapevolezza, mettiamola così. In quel momento uno smette di indagare, smette di essere in relazione con se stessi, si allontana. La proiezione mentale di qualcosa vuol dire allontanarsi da ciò che è. Quando io vedo questo movimento, quando ho davanti a me l'intero movimento e tutto ciò che comporta, perché essere in conflitto vuol dire, sappiamo cosa vuol dire essere in conflitto, sia personale che le guerre, sono conflitto. Sono un esempio estremo di conflitto, ma sono conflitto. E l'origine di quell'esempio estremo di conflitto è dentro di noi. La radice di quel conflitto è dentro di noi, nel nostro conflitto interiore. E il conflitto interiore è proprio questo. Voglio essere altro da ciò che sono. Voglio essere migliore di ciò che sono. Voglio avere di più di ciò che ho. È questo che chiamiamo conflitto. Vedo un po' di mani alzate. Non so se ho risposto alla tua domanda. Non, sei scomparso dal monitor. C'è Giorgio, ha ancora la mano alzata però. Ah, Non so Giorgio, se sì. Giorgio hai altre domande o Ah sì, era. non so come si tira giù, però voglio dire, Ok. hai risposto e hai fatto bene notare quel linguaggio, perché se mi leggessi direi che è sbagliato. Il pensiero mio è quello che il figlio, almeno così ho fatto con le, tiri l'arco e la freccia poi va dove vuole, ecco. Però hai fatto bene a far notare. Sì, concordo con quanto tu dici, e che la fatica è proprio questa, di non vivere la relazione rispetto a un'idea dove voglio arrivare, ma di viverla lì dove sono io in quel momento con le mie difficoltà, ma però l'obiettivo c'è, che è quello dell'amore che ho rispetto a loro. E voglio dire, ed è rispetto che ho anche verso me stesso, per dire un'altra roba, voglio dire, nella relazione della mia consuocera rispetto alle bambine, il rapporto è do-des, cioè lei si sente realizzata quando è riconosciuto quello che fa. E io penso che invece non debba essere questo. Nella relazione io ho bisogno di esprimere il meglio di me stesso, che non so poi qual è il meglio, ma è in qualche modo, e qua torno su quello che dicevi te, che l'obiettivo è quello, con l'amore che c'è dentro, aiutarla a crescere nel miglior modo possibile che riesco a fare giorno dopo giorno. Sì. Grazie Giorgio. Attilio aveva alzato la mano, ma poi l'ha abbassata. Sì. Attilio. Se mi è permesso, volevo fare più che altro una chiarezza, per esempio, che siccome mi rimangono nel dubbio, tra consapevolezza e conoscenza c'è piuttosto distinzione, anche se sono correlate naturalmente. Nel senso, la consapevolezza dovrebbe essere una cosa, mentre invece la conoscenza è una cosa di un percorso percorribile. E poi dopo c'è i vari rapporti interpersonali con i familiari, con i parenti, con gli amici, con le conoscenze varie. Ecco, volevo magari approfondire un pochettino su quell'argomento lì per distinguere le varie cose, per evitare anche di confonderle.
Beh, sì, l'ho detto prima, la conoscenza è accumulare informazioni. In ambito professionale, un professionista, un ingegnere fa un percorso, inizia il percorso scolastico, quindi acquisisce informazioni e poi mette in pratica queste informazioni, questa è la conoscenza. Cioè, informazioni che si archiviano nella nostra memoria e le tiriamo fuori quando ci servono. È chiaro? Certo, grazie. Quindi è un processo temporale, no? C'è un prima, dopo, prima acquisisco informazioni, poi le metto in atto. Ed è importante perché, ripeto, io sto utilizzando il computer ora. C'è stata una fase nella quale mi sono messo ad imparare come funziona, come fun farlo funzionare, come relazionarmi con questo computer. È una cosa importante. La consapevolezza invece non è legata al tempo, è sempre attuale, è qualcosa che si muove come ci muoviamo noi. Per questo non è legata al tempo, però non è facile dare una descrizione di qualcosa che è sempre in movimento. Ripeto, posso dire che è attenzione, è presenza costante, ma l'esperienza di questo stato è un'altra cosa. Un conto è descrivere quello stato, un altro conto, completamente diverso, viverlo. Essere in quello stato. Non so se sono stato chiaro. Probabilmente, adesso mi viene in mente, la consapevolezza comprende la conoscenza. Cioè, è qualcosa che comprende la conoscenza. Quindi se c'è un legame, il legame è consapevolezza, conoscenza, ma la conoscenza non ha nessun tipo di legame con la consapevolezza. Cioè sono due percorsi, se vogliamo dire così, completamente diversi. E il nostro modo di agire è legato alla conoscenza. Inconsapevolmente il nostro modo di relazionarci con noi stessi e con il mondo che ci circonda è legato alla conoscenza. Vai, Fausto. Mi stavo chiedendo perché Fausto non fa domande. Vai. No, beh, io stavo ascoltandoti. No, in effetti Attilio, quello che ti ha chiesto, che probabilmente è arrivato un po' dopo, è una cosa che hai detto all'inizio che secondo me vale la pena sottolineare, proprio la differenza fra conoscenza, appunto, e consapevolezza. E quindi, se non ho capito male, forse c'è anche proprio, cioè, vengono utilizzati come sinonimi. Quindi, come dicevi tu, anche il linguaggio è importante, quindi dentro la nostra testa sono equivalenti e appunto pensiamo che possiamo diventare sempre più consapevoli, no? Quindi un po' come la conoscenza quasi, cioè noi pensiamo di diventare sempre più consapevoli, mentre in qualche modo non è che noi acquisiamo più consapevolezza o la perdiamo, ma è a quello che dicevi tu all'inizio, cioè mi accorgo. Quando ti accorgi, non è che tu adesso che prima vedevi l'albero, adesso che hai imparato a potare, lo vedi diversamente, quindi hai acquisito consapevolezza. E nel momento in cui ti sei accorto che lo guardavi diversamente, il momento di consapevolezza. Sì, Se non ho.
Sì. Quindi sì. io magari posso anche continuare ad acquisire conoscenze e magari diventare meno consapevole, avere meno momenti di consapevolezza. Proprio perché quello che mi ha colpito è anche, no, quello che dicevi tu, che comunque tu, quando acquisisci consapevolezza, entri in un ruolo, no? Il potatore. Cioè, lo guardo da potatore, lo guardo da... E quindi, tra virgolette, magari ti scordi di avere l'attenzione di quello che sta succedendo. Vabbè, ma è molto interessante per me, molto, molto. Comunque, ti volevo dire, Fausto... Scusa, Nicola, ti interrompo perché c'era Fernanda De Pasquale che voleva fare una domanda, ma non trova la manina alzata. E posso farla intervenire? Poi c'è Maria subito dopo. Sì, ma dico solo una cosa, Fausto. Sì, no, era solo per avvisarti. In realtà consapevolezza è utilizzato come sinonimo di coscienza, non coscienza. Era giusto per... Però mi sembra che nel linguaggio si usa comunque comunemente per dire ho capito. Ne sono consapevole. Sì, nel linguaggio sì. Al di là dei dizionari. Fernanda. Arrivo. Ciao, buonanotte, buonasera a tutti. Buonanotte, io sono Giuda. Scusa se qualche parola sbagliata, io sono brasiliana, ma sono qui anche molto interessata in questo argomento perché da qualche giorno io sono una persona che ho bisogno di parlare, io sono una persona che parlo tanto, che ho bisogno di esprimermi, è una forma di... Sono ho bisogno della consapevolezza in questo esprimermi. È arrivato tra poco questa mail che c'era oggi questo incontro e come è già una cosa che sto provando a interpretare un po' di più tra il mio essere, è quello dell'apprendimento di osservare e ascoltare. Quindi tutto quello che abbiamo già parlato un po' di tra la consapevolezza, la coscienza e la come si dice? Conoscenza. Conoscenza, sì, quello è proprio una esercitazione che sto provando a fare e quindi sono arrivata qui, sono entrata così, dai Fernanda che vieni che oggi è un momento. Quindi tutto quello che abbiamo parlato, tutti gli argomenti che anche gli altri partecipanti hanno portato, per chiedere qualche... parliamo di ferramenta, di esercizio, di come esercitare questa cosa giorno dopo giorno. La pratica, dicevi, come Sì, praticare, che tipo di esercizi che, fare? Sì, come sì, grazie, era quello che volevo dire. Grazie mille. Intanto chiudo il microfono e grazie anche per... Grazie Fernanda. E facciamo, vuoi rispondere o sentiamo anche Maria, la domanda di Maria? Adesso era buonasera a tutti. Ciao Era Maria. Vanessa, buonasera a tutti e grazie delle riflessioni. È connesso a quello che dice Fernanda, cioè come si può allenare a questo punto la scoperta di avere consapevolezza. Quindi la consapevolezza è data a tutti. Come scoprirla? Questo. Giustamente, vogliamo sapere, scusa. Qual è lo strumento che magari secondo lei, Nicola, possiamo sperimentare? Che magari è. Qual è secondo lei uno strumento universale che magari possiamo utilizzare per fare questa scoperta? Ma in realtà, allora, questa domanda come fare qualcosa, allora,
far diventare qualcosa di vivo come un'attenzione costante, un metodo, è inutile. Nel senso, quello che voglio dire è che non c'è nessun metodo. Non c'è nessun metodo. C'è la presenza, come in questo momento, c'è l'ascolto, come in questo momento, c'è l'osservazione, come in questo momento, e c'è il sentire, come in questo momento. In questo momento c'è già la pratica, c'è già il fatto della consapevolezza. Quello che voglio farvi notare è come ancora una volta c'è il tentativo di allontanarsi da ciò che è. Fare una domanda così vuol dire avere l'idea di uno stato di consapevolezza. Non so se è chiaro. È come immaginarsi una condizione diversa da quella presente. Sono stato chiaro? O è complicato? No, no, è chiaro, però per esempio se penso a una persona che magari vive un disagio, come fa questa persona a rendersi e non sa che è disagiata? Come fa a rendersi conto? Come magari una, magari anche invece un'altra persona che come può facilitare? Come si invita? Come si possono invitare le persone a così a riflettere? Guarda, Maria, com'è successo? Cioè, perché tu sei qui stasera? Qualcuno ti ha invitato o hai sentito di essere presente a questo incontro? Io ho sentito di essere presente perché l'argomento mi piace e quindi personalmente mi reputo una persona molto attenta, però non so, mettendomi nei panni di persone che stanno in condizioni diverse, quindi sono davvero mangiate dalla frenesia della vita, dalla velocità, non hanno tempo. Allora, immaginando queste persone, chissà come, qual è lo strumento che magari d'approccio, no? A invitarle a, non so, a fermarsi un attimo, a respirare. È una domanda che mi sono posto anch'io. Guarda, siccome è una domanda impegnativa, alla fine ho capito che il modo per comunicare alcuni aspetti come questo è agire, ma non. Come posso dire, portare, essere consapevole io, portare la mia consapevolezza in giro, capito? Muovermi da persona consapevole. Questa azione a livello comunicativo è molto più profonda che le parole. Ok, grazie. E allora, quindi ho risposto anche a Fernanda. La domanda mi sa che era simile. È vero, Fernanda? Sì. Così così. Ma c'era Attilio che aveva alzato la mano, credo. Grazie della risposta. Io comunque per aggiungere, non so se è corretto, ma
introdurrei dei trucchetti, cioè Vabbè, mi perché spiego. vuoi introdurre i trucchetti? E adesso Ma ti spiego. Allora, perché fare a introdursi in un campo che mi permette di mettere attenzione a me stesso, lo devo fare intenzionalmente, non lo posso fare, non mi arriva casualmente. E quindi come attivare un momento della giornata in cui dedico ad esercitarmi non per avere consapevolezza, ma per acquisire la sensazione che mi dà l'essere consapevole. Cioè devi anche acquisire un registro, una sensazione, per poterlo riprodurre, per potertelo ricordare. È come dire... E capisco quello che dici, cioè il momento dell'essere consapevole è un momento, è un istante che non ha tempo perché costantemente ci siamo in quello. Ma un conto è esserci e un conto è riconoscerlo e quindi fare un'attività razionale su quell'istante per comprenderlo. O mi sbaglio? Vedi, si ritorna al tema della conoscenza e al modo in cui noi normalmente ci muoviamo. Riconoscere è un bisogno proprio di muoverci in sicurezza. Il fatto di muoverci attraverso quello che riconosciamo, se ci pensiamo, tutto quello che viviamo, lo viviamo riconoscendolo. Noi non ce ne rendiamo conto, ma ogni cosa che vediamo, ogni volta che posiamo lo sguardo su qualcosa o ascoltiamo dei suoni, noi li riconosciamo. Quindi la consapevolezza, ripeto, è un'esperienza. Vedere il riconoscimento, vedere il riconoscimento come un limite. Questo vedere può farti fare il salto di qualità, ma non c'è niente di razionale in questo, se non l'attenzione verso quello che accade. Se mi rendo conto, ecco, mi rendo conto, se vedo che tutto ciò che incontro lo faccio. Lo faccio attraverso quello che conosco. Che cosa vuol dire? Vuol dire che incontro gli altri, incontro me stesso attraverso il passato. La conoscenza sono informazioni memorizzate. Quando io guardo il tuo volto, ti riconosco perché dentro di me ho informazioni che si riferiscono a te, ci siamo già conosciuti. Quindi quando vedo il tuo volto, è la memoria che reagisce. Non so se è chiaro. E siccome io mi identifico, sono quella memoria, la mia relazione con te si basa sulle impressioni che mi sono fatto, sui giudizi che mi sono fatto nelle relazioni passate. Certo. Questo, ripeto, non è sbagliato né giusto. Questo è quello che accade. Questo siamo noi. Possiamo osservare quello che siamo senza esprimere giudizi. Vuol dire
non muoverci da quello che stiamo osservando. Non so se sono stato chiaro, vi vedo. No, no, è chiaro, ma prima c'era qualcuno che aveva alzato la mano, però poi l'ha riabbassata, non mi ricordo se era Attilio o qualcun altro. Adesso c'è Giorgio che ha alzato la mano. Vai, Giorgio. Io non so se ho capito bene, perché ragiono rispetto ai pensieri che ho avuto, quindi sto facendo un errore. Ma a me questo, diciamo, la consapevolezza, la identifico, quindi dimmi tu se è così, come un modo. Che non è un modo, come una modalità, ma non era una modalità di lasciare spazio nel mio cuore e nella mente, cioè un 95%, 90-80% è occupato da quella che è la memoria, ma uno spazio in cui c'è spazio per quello che avviene in quel momento e quindi non darmi, come dicevi te, strumenti per leggere quel passato, ma uno spazio di totale libertà in cui posso accogliere effettivamente quello che viene in quel momento. Perfetto. Libertà e accoglienza. È proprio questo. È proprio questo. Però, ripeto, non fermatevi alle parole. Non fermatevi alle parole. Libertà è un'esperienza. Non è la parola libertà. È un'esperienza, non è libertà da qualcosa, da qualcuno, è libertà completa. Le parole sono sempre una traduzione, per cui Ma è importante essere qui. sono inefficaci nel rappresentare uno stato come quello che tu stai descrivendo. Sì. Infatti, non a caso quello che si dice è che attraverso la poesia si può intuire o c'è una connessione con quel tipo di stato. Sì. Ah, guarda, a me è successo, ve lo dico, leggendo una poesia, avete fatto qualche tempo fa un talk sulle poesie, adesso non mi ricordo il nome. Sì, è vero. Trapattoni, C'erano Alessandro tre Trapattoni. poesie, ce n'era uno di Primo Levi che mi ha proprio colpito profondamente. Vi invito a vederlo quel talk. È Sì. molto interessante, molto, molto interessante. Una poesia Valentina mi ha aveva. detto, si intitola. Sì, la Una poesia mi poesia ha mi ha detto. detto di Alessandro Rapattoni. Sì, ecco. Valentina aveva alzato la mano. Vai Valentina, Scusami. non fare domande difficili, per favore. No, per quelle ti chiamo domani. Allora, no, però, allora, secondo me, no? Cioè, ragionando dopo l'ultima cosa che ha detto Giorgio, poi in realtà abbiamo messo altre cose, quindi sono andata un attimo in confusione perché questi ragionamenti vanno seguiti punto punto perché un attimo e ti perdi. Mi è venuto questo pensiero, cioè noi possiamo provare a liberarci dal giudizio, dal giudicarci rispetto a quell'esperienza, ma... E ritorno diciamo, al primo commento iniziale che ho fatto. Inevitabilmente funzioniamo per le esperienze che abbiamo acquisito, quindi inevitabilmente vivremo quell'esperienza in qualche modo. Cioè, se io mi avvicino se entro in relazione con te, no? E io e te ci siamo conosciuti, abbiamo avuto un'esperienza positiva, la prossima volta che ci Io non sento bene, incontreremo. non so voi, non so. Adesso? Valentina, io. Adesso così mi senti? Io Io sentivo bene. sento bene. Noi sentiamo bene, Nicola. Non ho sentito.
Perché è troppo difficile la domanda, stai facendo finta di avere interferenze. infatti Nicola Fa orecchie da mercante. si è Non congelato. Sfoghiamoci sento! adesso che non ci sente. Non ti Scrivila, sento! scrivila. Ah, caspita, Nicola si è proprio. Oh, eccoti, sei tornato, Nicola. Si vede che c'è un momento Però, di no, poco devi fede. accendere il Siamo noi. microfono. Accendi il microfono, Nico. Sì, Un momento di poco segnale. Valentina, la domanda era troppo difficile. Ho detto, hai fatto più danni di Appesantito. annebbiare qua la connessione. Ha appesantito la connessione, è andata via. No, davvero, se me la puoi dire in maniera sintetica. Allora, noi possiamo provare No, no, non va bene, non va bene. Vabbè, non te la faccio più, basta, rinuncio. La scrivo? Sì, dai, prova a scriverla in chat, voi. C'è anche Adriano che ha fatto una domanda in chat. È una domanda molto tecnica. Adriano, vuoi farla o vuoi che la leggo io? Salve, scusate, buonasera. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Benissimo. No, la domanda mia era una curiosità che magari mi riguarda, penso me come voi. Non so, durante la giornata, quanto tempo si passa inconsapevolmente e quanto nella vera consapevolezza? E non ti possiamo rispondere perché Nicola si è scollegato. Ah, ok. Per cui rimarremo con questa domanda aperta. Ah, ok. Va bene, chiudo il microfono. Aspetta che vediamo se si recupera. Si Che spaventato. è spaventato? Abbiamo spaventato Nicola. Comunque, rispetto a quello che diceva Nicola sui metodi, io ho citato un libro perché secondo me, tra l'altro, è anche, se non sbaglio, uno dei libri preferiti di Nicola, che è proprio La verità è una terra senza sentieri, no? Che è un po' una metafora di quello che diceva Nicola, per dire che non esiste esattamente quel sentiero che tu dici, beh, guarda, basta che fai quella cosa lì e ci arrivi. È Ecco che è tornato. tornato, ecco Stupendo, sta tornando figo. Nicola. Però Perché è una non mia si parlano. interpretazione, quindi dopo glielo chiediamo se va bene questo libro per, come metafora a quello che voleva dire Nicola. Nicola, ti sei intimidito per tutte le domande che stanno sorgendo? Cosa ci deve dire questa situazione? La consapevolezza cosa ci dice? Che salta, salta. Sì, Non è costante. Mi dispiace, Vale, non, io la domanda proprio non l'ho sentita. Non so se abbiamo ancora il tempo guarda, per. abbiamo ancora 10 minuti e ci sono due domande. Una è quella di Vale, l'altra invece è quella di Adriano, che però lui Adriano Tenerino l'ha fatta in maniera perfetta, ma tu non c'eri più. Dispiace ripetere, Vale Adriano, dispiace ripetere le domande. Vai Adriano, vai tu. Eccoci Pronto? Ci sei, no, adesso qua. aspetta. Ok. Ci sono? Sì. Sì. Niente, volevo chiedere appunto a Nicola, durante il giorno, la maggior parte del tempo penso si passa inconsapevolmente, e solo in certi sprazzi, diciamo, di lucidità uno magari vede e si rende conto di una cosa ed è attualmente consapevole. Penso io, domando un parere, ecco. Giusto perché penso che la consapevolezza nasca anche dal fatto di un'autoispezione, da una forma di meditazione che uno può avere e che può intraprendere se interessato a conoscere meglio se stesso e a rapportarsi con gli altri. Ecco, questo un po' in sostanza è la domanda. Sì, Grazie Adriano.
Sì, Adriano, ripeto, e poi è quello che stiamo facendo questa sera. Cioè, non è a caso che ci siamo ritrovati qui. Non è a caso che ci siamo ritrovati su questa piattaforma. C'è stato qualcosa, ma l'interesse, la curiosità, che ci ha portato ad incontrarci qui. Potevamo fare qualsiasi altra cosa. Nessuno ci ha obbligato con un fucile a venire a seguire questo talk. E quindi l'interesse verso questo tipo di attività, diciamo, è interesse verso se stessi, è interesse verso se stessi nella relazione con gli altri, con se stessi, con il mondo che ci circonda. Quindi sì, la domanda è, la risposta è sì. Io volevo fare un semplice esercizio di 2 o 3 minuti. Se vi va di farlo, non, è una cosa molto semplice. Magari se o rimanendo nella vostra postazione, Guarda, niente. oppure alzatevi e muovetevi nel vostro ambiente e lasciate che i vostri sensi accolgano tutto quello che arriva, suoni, profumi, immagini. Se puoi spegnere il microfono, Adriano? Ecco, grazie. L'ho Dicevo. spento io, Adriano. Sì, grazie. Dicevo, quindi faremo questa cosa di 3 minuti. Muovetevi con lo sguardo se vi va, oppure fisicamente nel vostro ambiente. Tutto ciò che incontrate a livello di suoni, profumi, immagini, accoglieteli senza chiamarli per nome, senza riconoscere le informazioni che state incontrando, senza chiamarli per nome, se vi riesce di farlo. Siccome appunto è un automatismo, molto veloce. Se vi accorgete di stare a chiamare vostro marito, vostra moglie, vostro figlio, il vostro cane per nome, fatelo, ma siate consapevoli, cioè fatelo consapevolmente. Accorgetevi che state reagendo all'informazione sensoriale. Non so, è chiaro? Potete alzarvi e muovervi dentro casa oppure rimanere seduti lì dove siete. Sono 25, ci prendiamo 3 minuti e poi gli ultimi 2 minuti, se qualcuno gli andrà di dirci che cosa ha provato, va bene. Andiamo, dai, partite.
Va bene così, sono passati 3 minuti, sono le 28. Se c'è qualcuno che vuole dire, non so, le impressioni che ha avuto, come ha vissuto questa breve esperienza. Posso parlare io? Certo. E io sono un po' emozionata perché mi è venuto in mente di chiedere a mio figlio quello che gli chiedo da tanti anni. Il ragazzo ha avuto un incidente e mi dicono che non guarirà, ma io non mi rassegno. È successo 20 anni fa, ma io sono ancora qui, che sono sicura che prima si sono sbagliati tutti e sono sicura di non sbagliarmi io. Scusate questa parentesi personale, ma mi è venuto in mente, a proposito del sentire di Nicola, che ringrazio, di chiedere per gioco a mio figlio: è venuto qualcuno? E lui mi ha risposto quello che mi risponde sempre: tu. Tu. Sempre così mi risponde. È molto bello quando dice così, che vuol dire che non viene nessuno. Però in quella risposta io mi sono molto commossa. Ringrazio Nicola. Sono stata consapevole per la prima volta che io sono importante per lui. Non l'avevo mai capito. Grazie, Nicola, grazie. Grazie a te, Virginia. Grazie, Virginia. Se non c'è nessun altro, Possiamo condurci al saluto. al saluto, sì, Ci potrebbe consapevole. essere qualche libro che consigli, Nicola, su queste tematiche? Se te lo dico dalla mia esperienza, no, non c'è un libro in particolare perché non mi piace indicare una tecnica. Ecco, penso che leggere consapevolmente sia una pratica, però non mi viene in mente Ok. niente, ecco, non mi viene in mente niente. A me era venuto in mente che mi sembra che me ne avevi parlato anche, quello di Krishnamurti, La verità è una terra senza sentieri, che è un po' anche la metafora, secondo me, di quello che mi sembrava volessi dire sul metodo, no? Da trovare. Sì, alla fine è quello. Noi siamo già consapevolezza, non è che abbiamo consapevolezza, lo siamo già. Alla fine si tratta di scoprirlo e possiamo farlo soltanto quando siamo in relazione, soltanto quando siamo in relazione. Ma mi viene da aggiungere, tu hai detto, adesso hai detto scoprire. Lo scoprire vuol dire anche svelare, svelare qualcosa che è velato e quindi velato da cosa? Svelato da tutto il costrutto di conoscenza e di condizionamenti che ci portiamo dietro fin dalla nascita. Quindi lo svelare vuol dire togliere i veli, no? Fare come aprirsi un po' il varco che ci apre a una terra che noi costantemente frequentiamo senza esserne consapevoli. Sì. Bene. Io vorrei chiedere un'ultima cosa, Nicola. Cosa pensa la scienza di questa nuova forma strepitosa di consapevolezza? Senti, Virginia, in questi giorni ho seguito dei video di un famoso scienziato che si chiama Federico Faggin. Non so se ne avete Ah, sentito parlare. sì. Lui è un fisico, è un personaggio importante, uno di quelli che ha inventato, per esempio, i microprocessori. Il touchscreen, cioè è stato dal punto di vista delle innovazioni scientifiche un personaggio importante. E da
da qualche anno sta portando avanti questa teoria appunto della consapevolezza, della coscienza, che ovviamente lui ne parla da scienziato, utilizza un linguaggio diverso. Non so, lo senti parlare di informazione quantistica, quantum bit, la sostanza però è la stessa. Ha cominciato a rendersi conto di questi aspetti dopo che ha avuto un'esperienza extrasensoriale, cioè ha avuto un'esperienza molto forte, particolare, e quindi ha cominciato a studiare e a trovare il modo di parlare di queste cose in modo, come dire, scientifico. Ecco, e lo fa bene, lo fa bene. Quindi anche lui dice che, insomma, non è facile, non è facile, non è facile, però alla fine, ripeto, è un percorso personale. Quando sei dentro quella cosa, lo senti e quindi non c'è niente che ti possa dire stai sbagliando, sei nel posto giusto, nel posto sbagliato. È un'esperienza personale. E lui dice, l'esperienza personale non può essere copiata. Ecco perché il linguaggio verbale, le parole hanno questo limite. Questo tipo di esperienza, l'essere consapevole, non può essere clonata, dice lui, non può essere comunicata completamente per quella che è, perché è un'esperienza che va fatta dall'interno. È un'esperienza che devi fare tu. Solo quando Grazie. la fai, solo quando la fai, ti rendi conto che le parole. Ci comunichi con le sensazioni, semplicemente con le sensazioni. Ho Sì, col sentire. Il capito. sentire. La volta scorsa abbiamo parlato dell'importanza del sentire. C'è stato proprio l'ultimo talk prima di questo, martedì scorso. Abbiamo parlato del sentire e dell'importanza che ha il sentire. Purtroppo la razionalità ha un po' coperto tutti questi aspetti che comunque noi abbiamo. Ce li abbiamo, non è che dobbiamo allenarci o imparare a fare queste cose qua. Ce li Era abbiamo. anche ora che cominciassero a capire che hanno una validità, insomma, no? Sì. Io lo sostengo da tantissimi anni e all'inizio mi sentivo un po' quasi un po' derisa. Adesso vedo che molti medici si stanno avvicinando a questa posizione e credo che sia più giusto perché è l'unica vera nella natura umana, secondo me. Sì. Bene. Segnalo anche il professor Franco Fabbro su queste tematiche, professore di Udine, che insomma non so quante lauree ha e su quante discipline fa ricercatore, ma parla di tematiche su meditazione, consapevolezza, molto molto, cioè quindi ha due visioni complementari secondo me, sia quella scientifica che quella spirituale, molto interessante. Franco Fabbro, sempre FF, come Federico Faggin. Si vede che Franco sta, come lo scrivi? Fabbro, grazie Fabbro. Franco Fabbro, sì. Grazie, non so, abbiamo finito. Grazie davvero per Grazie a tutti della Posso? partecipazione. Potete, certo, aprite pure i microfoni così salutiamo. Sì, ecco, niente, volevo fare l'ultimo intervento, dopo questi 3 minuti che abbiamo avuto per sondare un po' le nostre sensazioni. E stavo pensando e riflettendo a oggi che sono stato al supermercato.
una cosa abbastanza comune che fanno tutti, no? Io sono entrato, mi sono fermato a guardare tutti e ho detto: guarda, stanno comprando, facendo, magari prendono anche delle cose che non servono perché al supermercato va così, insomma, si fanno degli acquisti inconsapevoli. E mentre io stavo pensando, ho questa piccola lista di cose, prendo queste perché oggi ho deciso che queste sono le cose che mi servono e penso di aver fatto una spesa consapevole. Magari sarà un esempio un po' banale che vi ho dato, non tanto profondo. Però a volte le cose partono anche dalle cose piccole, diciamo, partono le scintille che poi scatenano una serie di accadimenti nell'arco della vita che ci fanno appunto comprendere anche cose più profonde, ovviamente. Ecco, niente, volevo dire, visto che abbiamo fatto questi 3 minuti, ho pensato a questa mia piccola esperienza di oggi al supermercato, per ipotesi, niente di che. Vi ringrazio anche della serata, Bello. insomma, visto che è la prima in cui partecipo. Grazie. Ah. Grazie a te, Adriano. Grazie. Grazie a tutti, allora, e ci salutiamo. Ci vediamo martedì prossimo per il prossimo Campus Talk. Buonanotte. Grazie Nicola, Grazie, grazie a tutti. buonanotte. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Ciao Buonanotte a Claudia. tutti, grazie. Ciao Nicola.